Andiamo nel carcere di Sollicciano perché c'è stata una sessione speciale di Vivi Città, la mezza maratona organizzata dalla WISP di Firenze, detenuti ed atleti insieme in un progetto di inclusione che passa attraverso lo sport. Silvia Ferretti. Ma allora prenderà una sabbia gulletta. Mi sento tanto felice e contento, ho messo fuoco questo giorno in particolare per me. Sentirsi liberi anche dentro ad un carcere, una sensazione che i detenuti di Sollicciano hanno potuto provare partecipando ad una sessione speciale di Vivi Città nella casa circondariale Gozzini di Firenze, organizzata dalla WISP insieme alle società sportive Oltrarno e Le Torri. 5 giri nel cortile del carcere, detenuti ed atleti fianco a fianco per un'iniziativa che è molto di più di una gara. È un momento importantissimo perché ci permette di portare lo sport secondo appunto i nostri valori, che sono quelli dell'inclusione, e di riuscire a portare lo sport in qualunque luogo. Un'ottantina i detenuti in regime di custodia attenuata, chiusi soltanto di notte nelle celle, e altri 30 in semilibertà. Tante iniziative per un solo obiettivo. All'istruzione, al teatro, allo sport, è quello di portarli a fare una riflessione e una crescita, per poi poter restituire alla società delle persone cambiate. Il 50% sono stranieri, come Jamal. È stato lui a vincere la gara, confermando tutti i pronostici. Anche l'anno scorso aveva tagliato per primo il traguardo, ma per il futuro ha altre speranze. Quanto tempo devi stare ancora in carcere? Due mesi. Due mesi da fare ancora. Due mesi, sì. Quindi il prossimo anno niente gara? No, niente. Mi raccomando, eh? Sì.